Brave and Beautiful, trama puntate, dal 25 al 29 aprile 2022. Suan è incinta. A Brave and Beautiful, nel corso delle puntate, dal 25 al 29 aprile 2022, si parlerà di una scoperta inaspettata, da parte di Suan. La giovane Corludag scoprirà di aspettare un bambino, ovviamente figlio di Cesur. A quel punto saranno tanti i dubbi, che verranno alla ragazza. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti? Tassen dà ordine a Rayan di occuparsi del bambino di Ulia, dopo aver ascoltato la versione di quest'ultima. Intanto Coran si ubriaca, certo che il figlio che aspetta Kaide sia di Bulen e non suo. Dopo aver perso totalmente il controllo, l'uomo affronta Bulen mentre è al ristorante, con Banu. Non volendo più trovarsi in una simile situazione di disagio, quest'ultimo invita Kaide ad andare via di casa e trovare un'altra sistemazione. Miriban parla a Tassen di tutto quello che è successo con Coran, compresa la scenata al ristorante. Corludag va fuori di sé ed accusa il figlio di essere un ramollito, mentre sono presenti anche gli operai dell'azienda. Al termine del discorso, Tassen dice di non considerarlo più come suo figlio e gli intima di andare immediatamente via. L'uomo, però, decide di riaccogliere in casa Kaide, a patto che si occupi anche del figlio di Ulia. Lunedì, 25 aprile 2022. Suan inizia ad accusare una serie di strani malori. Sirin crede che siano legati al mal d'amore per Cesur, ma allo stesso tempo le consiglia di farsi vedere subito da un medico, insospettita dalle dinamiche del malessere. Suan va subito a sottoporsi agli accertamenti. Coran si rifugia nella tenuta di Nisentasi, dopo essere stato cacciato di casa dal padre. Rimasto ormai completamente solo, il giovane si convince di non essere mai stato amato da nessuno nella vita, ad eccezione della sorella Suan. Così, completamente ubriaco, il Corludag Junior inizia a scrivere delle lettere d'addio indirizzate alle persone più importanti della sua vita. Coran decide di lasciare due lettere, una per la sorella ed una per il padre, e successivamente ingerisce una quantità molto importante di tranquillanti. Nelle lettere, infatti, il marito di Kaide sottolinea di essere stanco per la situazione e di voler ricongiungersi una volta per tutte a sua madre. Suan riesce ad intercettare la lettera d'addio prima che Coran perda la vita e così si precipita alla tenuta di Nisentasi. Martedì, 26 aprile 2022. Cesur, che ha installato le telecamere a Villa Corludag, viene subito a sapere che Coran ha assunto quei sonniferi e che Suan si sta precipitando da lui. Alemdaroglu si mette immediatamente in moto e finge di incontrare l'ex moglie per strada. A quel punto, quando lei gli racconta quello che sta succedendo, Cesur finge di essere sorpreso e dice che deve accompagnarla lui, perché lei è troppo nervosa per guidare. I due così vanno insieme alla tenuta di Nisentasi. Suan e Cesur trovano Coran, privo di sensi e così chiamano immediatamente l'ambulanza. Per fortuna, i soccorsi arrivano in maniera tempestiva ed i medici comunicano che il giovane può essere ancora salvato. Quindi, dopo una lavanda gastrica, Coran inizia lentamente a riprendersi. Mentre si trova in ospedale, Kaide si precipita lì per andare a trovare suo marito, dichiarando di volerlo vedere. Ovviamente, invece, Coran non vuole incontrarla. Suan si occupa personalmente di mandarla via dall'ospedale e le due donne finiscono per litigare. La Corludag arriva a schiaffeggiare Kaide, dicendole che ha ridotto suo fratello in quelle condizioni e che l'ha preso in giro per mesi. Coran, intanto, ringrazia la sorella e si dice pentito per il gesto che ha commesso. Mercoledì, 27 aprile 2022. Coran riferisce a Cesur e Suan di non avere intenzione di tornare a casa del padre dopo che la convalescenza sarà finita. Infatti è stato lui ad umiliarlo e a contribuire al suo folle gesto. Cesur, così, si offre disponibile per ospitare Coran per il tempo che sarà necessario alla sua guarigione. Coran però deve fare i conti con un'altra grande delusione. Infatti Tassen rifiuta di andarlo a trovare ed anche di mettersi in contatto telefonico con lui.
Di fronte al resto dei parenti, Korludag sostiene che il figlio non ha mai avuto intenzione di togliersi per davvero la vita, ma voleva soltanto attirare le attenzioni su di sé, come un bambino capriccioso. Suan, intanto, continua ad accusare dei sintomi, che aumentano sempre di più, con il trascorrere dei giorni, e per questo motivo si rivolge al medico. Dopo essere stata visitata, il dottore comunica che lei, molto probabilmente, è incinta. Inizialmente la giovane Korludag, scioccata, vuole avere la conferma che questa diagnosi sia vera e perciò si lascia sottoporre ad una serie di altri esami. Tutto però porta in un'unica direzione, e Suan ha la certezza di essere incinta, ed il padre del bambino è ovviamente Chesur. Giovedì, 28 aprile 2022. Sconvolta dalla notizia che ha ricevuto, Suan non sa come comportarsi, e naturalmente non ha nessuna intenzione di dire la verità a quello che ormai è il suo ex marito. Non sapendo a chi dirlo, la Korludag si confida innanzitutto con l'amica Sirin. Suan ribadisce di non avere idea di come comportarsi, in considerazione anche del fatto che il suo rapporto con Chesur, malgrado l'avvicinamento per quanto accaduto a Koran, è compromesso per sempre. Sirin le suggerisce di tenere per sé la notizia, ma vede la questione in maniera completamente diversa rispetto all'amica. Infatti dice che, secondo lei, l'arrivo del bambino è un vero e proprio miracolo, che probabilmente potrà mettere da parte tutti i contrasti che sono sorti con Chesur. Dopo queste parole di Sirin, la giovane Korludag, che aveva anche pensato di abortire immediatamente, senza dire della sua gravidanza a nessuno, decide di parlarne con Chesur. Quest'ultimo, nel frattempo, ha accolto Koran in casa ed insieme i due si sono alleati contro Tassen, per dimostrare finalmente la verità sull'omicidio di Hasan e fargliela pagare. Infatti i due, che hanno installato delle telecamere a casa Korludag anche grazie alla complicità di Rizza, riescono ad ottenere una confessione molto importante da parte di Tassen. Venerdì, 29 aprile 2022. Chesur entra in possesso del filmato, in cui Tassen ammette di aver soltanto inscenato l'incidente d'auto che ha fatto perdere la vita ad Hasan. L'uomo confessa di aver agito così per coprire l'omicidio commesso da Adalè, all'epoca molto giovane. Alem Daroglu inizia a pensare e alle mosse successive, ma prende la decisione di sfruttare il materiale di cui è in possesso contro Tassen senza andare a denunciarlo. Furioso, Chesur si reca da Korludag e lo affronta, ricattandolo attraverso il video che è riuscito ad ottenere. Dicendo che altrimenti lo divulgherà e lo farà finire in prigione, attraverso il ricatto Chesur riesce ad ottenere tutte le quote dell'azienda che gestisce. In questo modo, Alem Daroglu riesce a diventare l'azionista maggioritario. Suan va su tutte le furie per quanto accaduto e litiga con Chesur, nonostante pensasse di dirgli della gravidanza. Così, dice di aver divorziato da lui perché ormai utilizza gli stessi sporchi mezzi di Tassen. Voi che cosa ne pensate? Credete che Suan alla fine rivelerà a Chesur la verità sulla sua gravidanza, oppure le cose non andranno per il verso giusto? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.